Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter del Triplet. Signori, cerchiamo di raggiungere subito i 1500 mi piace, raga, se volete un episodio infrasettimanale, magari martedì, mercoledì o giovedì. Se li raggiungiamo entro oggi, entro stasera a mezzanotte praticamente, arriverà un episodio anche infrasettimanale. Quindi raga, spaccate il tasto di mi piace, supportate la serie. Perché comunque, visto che vi sta piacendo, però dobbiamo cercare di farla andare un po' meglio, sarebbe veramente, veramente il top, raga. Allora, parliamo di cose serie. Che cosa andremo a vedere oggi? Veniamo da un episodio un po' così, non siamo andati bene, abbiamo perso contro il Basilea, abbiamo perso contro la Roma, quindi oggi dobbiamo cercare di rifarci. E ho letto i vostri commenti, voi volete praticamente che io le giochi tutte, dato che vorrei che questa carriera non durasse proprio in termini di tempo come una carriera naturale normale, io penso che andrò a simulare la maggior parte delle partite, ma le altre le giocherò. Per esempio, oggi andremo a vedere il Cagliari. Giocherò quella col Barcellona. Potrei giocare una tra Atalanta e Torino, magari quella che è più in alto in classifica. E poi andrò a giocare sicuramente la partita contro la Sampdoria. Perché? Perché la Sampdoria è prima in classifica, davanti a noi di un punto. E penso che finiremo qui l'episodio. Poi, ovviamente, vedremo anche come andrà, come starà andando. Purtroppo, ragazzi, i miei giocatori stanno calando perché ho messo la stessa età che avevano quando vinsero il triplete. E su FIFA, quando un giocatore ha 30, 31, 32 anni, inizia già a calare. Per me è una cagata pazzesca, cioè veramente una stronzata enorme. Però d'altronde FIFA è così, speriamo che i nostri giocatori non si debilitino troppo. Ora, raga, direi che possiamo andare a simulare. Vediamo dopo quanti giorni abbiamo la partita contro il Barcellona. Dopo 2 giorni, raga. Quindi cambierò la formazione. Preferisco perdere una partita in campionato e andare con gli uomini migliori, diciamo così, a giocarmi la Champions League. Quindi metterò in difesa, direi, Córdoba e Materazzi. Ok, raga, direi che ci andiamo con questa formazione. Ho messo Pandev anche dietro le punte, così diamo anche spazio a Goran Pandev, che mi avete detto di dargli più spazio, ovviamente, anche perché comunque è stato tranquillamente uno dei protagonisti del nostro triplete. Quindi possiamo andare a simularci Inter Cagliari, speriamo di portarci a casa 3 punti. Siamo in casa, vediamo come andrà. Materazzi ammonito dopo 8 minuti. Direi che le abitudini non cambiano neanche su FIFA. Christian Chivu ci porta in vantaggio al 26esimo. Dobbiamo tenere in difesa. Si è fatto male Salamon nel Cagliari. Attenzione perché siamo all'85esimo. È entrato Schneider al posto di Pandev e finisce così, raga. Un 1-0. Massima resa con il minimo sforzo. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Per fortuna non si è fatto male nessuno, raga. Ora, sto cercando comunque di allenare quelli che mi stanno calando un po' anche senza motivo, ecco. È un po' imbarazzante questa cosa. Io inizierei a far calare il giocatore ai 35 anni. Non puoi debilitarmi una squadra così. Intanto prendiamo sempre delle grandi A. Speriamo che Milito comunque rimanga su come overall e non cali. La nostra situazione in Champions League non è malvagia, anche perché comunque quella col Barcellona è la terza partita. Però abbiamo 3 punti pari al Basilea. Il Basilea gioca contro il Legia. Se noi perdiamo contro il Barcellona, perdiamo anche punti magari contro il Basilea che vince contro il Legia. Dopo la situazione si mette veramente, veramente molto male. Ora andiamo a giocarci quindi questa partita. Sono un po' raffreddato, raga, però insomma. Io ci andrei con la maglia del centenario, così, a caso. E andiamo a fare la formazione. Tutti titolari, raga, tutti titolari. Perfetto, raga, se andiamo a giocare questa partita contro il Barcellona in Champions League, andata dei gironi, signori, con questa formazione. Julio Cesar, Christian Kivu, Samuel, Lucio, Maicon a destra, Cambiasso davanti alla difesa, Zanetti Stankovic ai suoi lati, Schneider dietro le punte, Samuel Eto'o e Diego Milito. Signori, ditelo con me, sempre sul pezzo. E forza Inter, subito 1500 mi piace, raga, anche per questo match. L'Inter del triplete contro il Barcellona di oggi. Come andrebbe a finire? Vincerebbe comunque l'Inter, secondo voi? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Attenzione a Luis Suarez. Prova a chiuderlo Lucio. Suarez, ancora. Va ad aiutarlo Maicon. Attenzione, qui calcio di rigore. Dopo 5 minuti calcio di rigore. Fallo di Dejan Stankovic. E le cose non sono partite subito bene. Busquets. Busquets. Sinceramente non mi è sembrato fallo da rigore. Busquets ha lisciato il pallone. Julio Cesar contro Luis Suarez. Pandev
parte Luis Suarez, va anche Giulio Cesare, il palo di Suarez, e Kivu mette fuori con l'aiuto di Lucio. Aveva spiazzato il portiere brasiliano Suarez. Attenzione perché adesso può ripartire Maicon. Può andare Dagas Maicon. Ancora, ancora Maicon. Chi c'ha in mezzo? Nessuno. Prova a metterla in mezzo. E qui subisce fallo. Ottima scampagnata di Maicon. Fallo di Jordi Alba, che si prende anche il cartellino giallo. Quindi ancora 0-0, signori. Rigore sbagliato da Luis Suarez. Diego Milito, perché l'ha messa in mezzo Diego Milito? Attenzione, cambiasso! Il colpo di testa! Claudio Bravo in calcio d'angolo. Mamma mia che partenza, signori. Che inizio di match. Qui gran stacco di Esteban Cambiasso. Qua c'è Schneider dalla bandierina. Attenzione dove c'è! E to! Poi Maicon colpisce in testa Andres Iniesta. Ho fatto anche una rima, ma involontaria, signori. La palla era arrivata lì. Una mina di Maicon. Ha preso in piena testa Iniesta. Ci riproviamo. Wesley Schneider, sempre dalla bandierina! Non arriva a colpire nessuno. Ancora Maicon. Scusate, ancora Schneider. Milito. Indietro per Zanetti. La gioca Christian Kivu. Kivu entra in area. La mette in mezzo. Corta dove c'è Lucio. Ma bravo, anticipa il brasiliano. E può far ripartire il Barcellona. Attenzione a Vidal che prova a correre. C'è Kivu che lo insegue. Vidal, va come un treno Vidal. Ancora Vidal, lo va a chiudere Lucio, attenzione a questo cross che può diventare pericoloso, ma Maicon in calcio d'angolo. Attenzione quel filtrante per Neymar. Neymar, c'è Samuel che chiude. Che chiusura di Walter Samuel, signori. Su Neymar che ovviamente simula per terra. Brutto fallo qua di Lucio su Suarez. Sarà probabilmente cartellino giallo. Oh raga, scusate, ma quando cambio la formazione mi cambia anche il capitano. E poi mi scordo di rimettere Zanetti. Attenzione qui a Messi, se è andato bene. Messi, sta per entrare in area. L'appoggia ad Andre Gomes. Cambiasso prova a chiudere. Jordi Alba chiuso da Stankovic. Non è fallo stavolta. Non possiamo fischiare sempre tutto. Schneider per Milito. Prova ad andarsene a Mascherano. Ce la fa Diego Milito. Può andare il principe. Ancora Milito. Ancora Diego Milito. Se ne va forse anche a Piqué, che con una spallata però riprende il pallone. Peccato, non era male l'iniziativa del principe. Zanetti lancia Mario Balotelli, appena entrato, al posto di Wesley Schneider. Balotelli, attenzione, Balotelli, è fresco. Balotelli, entra in aria, la mette in mezzo. Piqué ci mette un piede. Piqué ci mette un piede, forse dovevo tirare, raga. Ma mi sembrava troppo stretto. Troppo defilato, scusate. Cambiasso dalla bandierina. Dove c'è Balotelli che stacca! Balotelli! 1-0 al 77esimo! Appena entrato Super Mario! Balotelli! Le sblocca lui! 0-1! Che calcio d'angolo di Cambiasso! Balotelli prende posizione! Stacca! Non ci può arrivare né Bravo né Jordi Alba sul palo! Incredibile! Incredibile, signori! 1-0 Inter! E questo è un gol che vale oro! Però adesso devo fare dei cambi! Ancora Thiago Motta! Rimane fisso su Andre Gomes. Attenzione a Munir. Giulio Cesar. Che parata su Munir. Gran colpo di testa qua della giovane promessa del Barcellona. Gran riflesso di Giulio Cesar. Lo sappiamo, raga. Lancio lungo di Jordi Alba su Messi, che controlla. La controlla benissimo. Poi Maicon però fa un'ottima chiusura. Altro cambio. Sali con sta squadra. Spistamela Goran, spistamela bene, era buona, tutti dietro, Cambiasso, Balotelli, Samuel Eto'o per Goran Pandev, attenzione a Goran Pandev, la finta, il tiro a giro di Pandev, traversa, palo incrocio, non lo so cos'è stato, ma Pandev stava per fare qualcosa di clamoroso, ma l'abbiamo fatto lo stesso, 1-0 al Camp Nou dell'Inter, grazie al gol di Mario Balotelli, signori, che emozione, ma andiamo. Che partita, raga! Che splendida partita! È stata una partita tiratissima. Il migliore in campo, Cambiasso, raga. Ma veramente, veramente un'ottima partita, veramente. E a questo punto ho visto in che posizione di classifica è l'Atalanta. Mi andrei a giocare pure questa. Sì, raga. È praticamente a 2 punti da noi. Quindi dobbiamo assolutamente andarci a giocare questa partita contro l'Atalanta. Perfetto, signori. Questa partita contro l'Atalanta la andiamo a giocare con questa formazione. Giulio Cesar, Kivu, Materazzi, Cordova, Santon, Cambiasso, Zanetti, Thiago Motta, Schneider dietro le punte, Balotelli e Goran Pandev. Sempre sul pezzo, signori. Forza Inter. Attenzione a Balotelli.
L'appoggia Davide Santon che ci prova col destro! Sportiello, che parata! Che destro però di Davide Santon. Eccolo Wesley Sneijder, più sul primo palo! Prova a saltare Materazzi. Attenzione a Zanetti che ci prova! La palla arriva a Pandev! Pandev si gira col destro Pandev! Tiro smorzato, Sportiello la para facile. Cambiasso. Aspetta la sovrapposizione di Kivu. Kivu fa andare Mario Balotelli, ruba il pallone, Balotelli la mette in mezzo, non mi ha dato Pandev, non mi ha dato Pandev, e io mi incazzo però, perché non me l'ha dato? Perché non mi ha dato Pandev che potevo arrivarci? Cagare, va. Sneijder, Balotelli, ancora Balotelli, se la mette sul destro, Balotelli col destro ci prova, Toloi. E la palla non finisce neanche in calcio d'angolo, bravo Davidone, Cambiasso. C'è Sneijder in buona posizione col destro, Sportiello! Come dobbiamo fare per segnare a sto portiere ogni volta che incontriamo Sportiello? Cambiasso sempre dalla bandierina. C'è Thiago Motta che stacca, Conti la mette fuori e riparte il contropiede. Sono entrati Milito ed Eto'o. Milito, prova a giocare a Samuel Eto'o. Eto'o, Eto'o, col destro, Sportiello! Ha tirato malissimo Eto'o, ha tirato malissimo, non so perché. Forse l'ultima occasione della partita. Niente, finisce così, raga. 0-0, veramente io penso di non aver mai giocato una partita del genere. Abbiamo dominato la partita dall'inizio alla fine. E niente, ci portiamo a casa un punto. Allora signori, partita contro il Torino. Partita contro il Torino che potremmo andarci a giocare. Partita contro il Torino che potremmo andarci a giocare, però cambiando anche un attimo la formazione. Magari mettiamo Samuel, Zanetti e Kivu sono stanchi. Magari mettiamo Zanetti, terzino. E come centrocampista potremmo mettere Cambiasso. Ok. Andiamo a simularla così, signori. Iniziata la partita. Espulsione di Montari dopo 10 minuti. La vedo dura. Oh, la vedo dura, ma Balotelli firma l'1-0. Come dico sempre, Cambiasso 2-0. Stavo per dire, come dico sempre, se adesso ci segnano, pareggiano almeno. Cambiasso 2-0 e finisce così, signori. 3 punti. 3 punti contro il Torino è ottimo. Intanto mi porto via la cuffietta. Ok, raga, per concludere l'episodio direi che possiamo andarci a giocare la partita contro la Sampdoria. Abbiamo 2 punti adesso avanti, però dobbiamo cercare di continuare a vincere, raga, perché? Perché la Juventus ho l'impressione che non si fermerà molto facilmente. Sapete che faccio giocare quasi quasi? Aspetta un attimo, vediamo. Ma farei giocare Zanetti a centrocampo, vi dico la verità. E Kivu dovrebbe essere fresco, e infatti, terzino sinistro, perfetto. Perfetto, raga, direi che possiamo andarci con questa formazione. Aspettate che metto capitano Zanetti, adesso che mi sono ricordato. Eccolo qua, perfetto. Ottimo, signori, noi andiamo a giocarci questa partita contro la Sampdoria. C'è un ex inquadrato, Ricky Alvarez, sempre su pezzo, signori. E forza Inter. Milito, Milito non era male la palla per Eto'o, troppo lunga però, non capisco perché, ho caricato davvero poco. Attenzione a Viviano Eto'o, prova il tiro al volo dopo l'appoggio di Milito, aveva veramente rischiato tantissimo l'ex portiere dell'Inter. Questa è un'occasione che dovevamo sfruttare meglio, Cambiasso dalla bandierina dove c'è Eto'o, la palla arriva a Stankovic col mancino, la palla deviata nuovamente, sempre in una deviazione ci deve essere. Eto'o per Arnautovic. Non è male la palla per Stankovic col destro, Viviano. Gran parata, Viviano. Milito. Per Eto'o. Di nuovo per Diego Milito. Col destro, Viviano. Non ci arriva per un attimo, Arnautovic. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Bravo Cambiasso. Non commette fallo. Arnautovic. La larga per Milito. Milito! Diego Milito! 1-0 Inter! Passiamo in vantaggio con il principe! Finalmente! Non potevo accettare un'altra partita come quella con l'Atalanta. Qui Cambiasso fa quello che gli riesce meglio, recuperare i palloni. Bella palla di Arnautovic, poi di nuovo col destro Diego Milito a incrociare. Batte Viviano. Muriel la mette in mezzo! Kivu! Che ha fatto Kivu? Mamma mia, che chiusura. Cambiasso. Sneijder per Samuel Eto'o che potrebbe partire. Viene trattenuto. Attenzione perché va in pressing su Sala. Eto'o. Attenzione. Sei inciampato. Non so cosa sia successo. Attenzione Eto'o. Recupera il pallone. La mette in mezzo. Dove c'è Pandev? Viviano è uscito. Bellissima partita. Stankovic su Muriel.
Finisce qua, signori! Tre punti importanti! Tre punti importantissimi! Che episodio! Che grandissimo episodio! Perfetto, signori, noi ci salutiamo qua. Nel prossimo episodio andremo avanti anche con la Champions League. Sarà un episodio importante perché giocheremo di nuovo contro il Basilea, che per il momento si contende la prima posizione con noi. Il prossimo episodio sarà davvero molto importante, raga, perché mi sa che vedremo parecchie partite. Comunque questo è andato davvero molto bene, infortunio in allenamento. Kivu, frattura alla clavicola, la prognosi, 3 mesi di stop. Nonostante io abbia messo gli infortuni a zero, che infortunano 3 mesi lo stesso. Va bene così comunque, ragazzi, abbiamo fatto veramente un grandissimo episodio. La cosa più bella è stata la vittoria contro il Barcellona per 1-0. Lasciate un mi piace, ragazzi, cerchiamo di arrivare a 1500 mi piace. Sostenete la serie, lasciate un like, un commento e un consiglio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.